Bentrovati a un'altra puntata del nostro video WhatsApp settimanale. Apriamo con una notizia relativa a PlayStation 4 e in particolare al servizio che consente di registrare i video delle proprie partite. Era stata annunciata la possibilità di registrare e poi rielaborare e caricare 7 minuti di gameplay. Ebbene, dalle ultime notizie pare che i minuti siano stati portati a 15. Si tratta certamente di un grosso passo in avanti, ma per i giocatori più esigenti occorrerà comunque avere una scheda di acquisizione esterna per registrare partite più lunghe. L'architettura delle nuove console, che ricordiamo ricorda molto di più quella dei PC rispetto a quella delle vecchie console, sta piacendo tantissimo agli sviluppatori. Ubisoft in particolare ha dichiarato di essere riuscita a convertire il racing game The Crew da PC a console in meno di 6 mesi e con il solo lavoro di 3 sviluppatori. Nel corso della vita di una console tendenzialmente i giochi migliorano di anno in anno, ma nel caso di Xbox One e PlayStation 4 potremo iniziare a vedere titoli di altissimo livello già nelle fasi iniziali, anche se a quanto pare, secondo gli sviluppatori, la vera potenza delle console verrà messa a nudo nel corso dei prossimi anni. Uno dei punti deboli di Xbox One è certamente il suo prezzo molto elevato di 499€, un prezzo che è dovuto certamente in parte all'inclusione di Kinect, ed è evidente che questa periferica sta attirando le critiche di molti fan. Nonostante il Kinect 2.0, come dichiarato dagli stessi produttori, sia 10 volte più potente del suo predecessore, pare che Microsoft stia pensando al rilascio di una versione di Xbox One senza l'accessorio e con un prezzo più basso, ma con ogni probabilità non la vedremo prima dell'estate del 2014. Wargaming.net continua ad attaccare le politiche di pubblicazione dei giochi sulle piattaforme Microsoft. In particolare Victor Kiesley, dell'azienda produttrice di World of Tanks, ha dichiarato che è praticamente impossibile pubblicare titoli free-to-play perché gli aggiornamenti vengono rilasciati con troppo ritardo e i processi di certificazione sono apparsi fin troppo macchinosi. Non è la prima volta che la compagnia russa esprime il proprio disappunto su Xbox Live e sembra abbastanza strano che tutte queste polemiche vengano sollevate quando ormai la versione Xbox 360 di World of Tanks è prossima al rilascio. Alla Gamescom, che si terrà nella seconda metà di agosto, oltre ai nuovi annunci per Xbox One e PlayStation 4, ci attendiamo anche qualche novità in merito a Left 4 Dead 3. È stato infatti lanciato un teaser site nel quale si mostra un countdown che dovrebbe finire proprio in concomitanza con la fiera di Colonia, lasciando intendere che potrebbe esserci una bella sorpresa per tutti i fan di questo gioco. C'è inoltre chi dichiara che insieme a Left 4 Dead 3 in Germania si potrebbero vedere Portal 3 e Half-Life 3, ma la presenza di questi ultimi due giochi sembra quantomeno poco verosimile. La situazione finanziaria del publisher Atlus è sempre più grave e sembra che Nintendo stia per fare un'offerta per acquisire l'intera società. Questo significherebbe l'arrivo di tutto il catalogo Atlus su Nintendo, quindi su Nintendo Wii U e su Nintendo 3DS, e il celebre franchise Persona, che va fortissimo in Giappone, potrebbe diventare un'esclusiva per Wii U e 3DS. Sony dunque potrebbe perdere l'esclusiva, ma al momento non ci sono conferme. Valve potrebbe finire in tribunale. Alcuni consumatori tedeschi hanno infatti attivato una class action proprio nei confronti del colosso della distribuzione digitale, in quanto è impossibile su Steam rivendere i propri giochi. Al momento non si sa se il caso finirà effettivamente di fronte alla Corte europea, anche perché i giocatori, nel momento in cui acquistano un gioco su Steam, sono costretti ad accettare alcune condizioni, e in queste condizioni c'è proprio indicata l'impossibilità di rivendere il gioco. Tuttavia restiamo a vedere e a seguire l'evoluzione della situazione. Chiudiamo la carrellata di notizie con la segnalazione della petizione per portare su PC Grand Theft Auto 5, che ha raggiunto ben 200.000 firme. Al momento il gioco resta confermato soltanto su Xbox 360 e PlayStation 3, ma è evidente che la Software House porterà il gioco anche su PC. È successo con i precedenti titoli della serie e sembrerebbe illogico non vederlo anche nel quinto capitolo. Probabilmente la release PC arriverà soltanto nel 2014. Come ogni settimana vi ricordo gli articoli più importanti che trovate su Spazio Games. Apriamo con Pikmin 3, il gioco del mese per gli amanti di Nintendo Wii U, che si è dimostrato un vero titolo imperdibile. I nuovi tipi di Pikmin hanno migliorato la giocabilità e l'uso del gamepad permette di non mettere praticamente mai in pausa il gioco. Nonostante qualche piccolissimo problema con un'intelligenza artificiale a volte un po' anarchica, si tratta certamente di un gioco incantevole che tutti i possessori di Wii U dovrebbero acquistare. Anche Stealth Inch: Alone in the Dark, un titolo per PlayStation Vita, si è rivelato una discreta sorpresa.
Il gioco propone diversi puzzle e delle meccaniche platform ben implementate, e se si considera la scarsità di giochi usciti sulla piattaforma Sony negli ultimi mesi, questo videogame caratterizzato da una buona longevità è certamente una ventata di aria fresca. Dynasty Warriors 8 ci ha dato invece qualche grattacapo, in particolare nella versione Xbox 360 che è praticamente piena zeppa di problemi tecnici, tanto da risultare quasi ingiocabile a causa di un framerate bassissimo. Naturalmente stiamo aspettando una patch, mentre su PlayStation 3 il gioco è certamente più gradevole, anche se l'intelligenza artificiale non ci ha convinti completamente. Tra le anteprime di questa settimana vi segnalo un hands-on sulla modalità Ultimate Team di FIFA 14 che abbiamo avuto modo di provare negli studi milanesi di Electronic Arts. Inoltre abbiamo avuto l'opportunità di testare Rayman Legends, che ancora una volta si è dimostrato un gioco incredibilmente divertente, con una colonna sonora semplicemente sublime e una grafica che sembra disegnata interamente a mano. Per quanto riguarda i video che trovate sia su Spazio Games che sul nostro canale YouTube, vi segnalo la replica del nostro Play Live dedicato a Pikmin 3, la sessione di domande e risposte sulla modalità Ultimate Team di FIFA 14, il reportage dagli studi di Digital Bros dedicato a Payday 2, infine non perdetevi la prima puntata di una nuova videorubrica chiamata Off Topic. Nello specifico questa volta vi mostriamo come montare un PC di fascia alta dedicato al gaming. Anche questa settimana è tutto, ci rivediamo fra 7 giorni.